E allora lui non poteva mancare, ha detto non posso mancare, e allora ha deciso di fare un collegamento e abbiamo la nostra meravigliosa Raffaella che ormai ci segue da tanti anni, dall'inizio di questo progetto, no? Poi siamo stati anche in Spagna insieme. E permettetemi di ricordare uno dei più grandi medici professionisti della storia di Self Wellbeing, a cui dedichiamo questa giornata, che è il professor Carlos Orozco, che è mancato proprio ieri. Carlos, per alcuni di voi che non ha appunto modo di conoscerlo, lui ha creato, vi manderò, lui ha tutta la fisica, le equazioni che sono dietro alla tecnologia S-Drive, le ha fatte lui. Le equazioni. Quando lui spiegava la tecnologia S-Drive e si metteva alla lavagna, lui collegava numeri con la geometria, non so se vi ricordate, con le spirali, con Tesla, con la storia dell'umanità, con cose che all'inizio quasi mettevano paura, soprattutto a un mondo medico che non ha questa formazione, no? E quindi cioè certe volte cioè, sì, vabbè, ma questo no, perché se non lo capisci la fisica c'è poco da fare, ti sembra no? Un altro alfabeto, una lingua diversa. E invece lui veramente ha fatto la differenza con questa tecnologia. Quando abbiamo qualche video, magari se avete voglia ve li mando, se qualcuno è interessato ascoltarlo quando parla dell'applicazione clinica di S-Drive, questa grande visione GPS, S-Drive, lui diceva, è un GPS che ti permette di capire in poco tempo cosa ha bisogno il paziente. È proprio la bussola, no? È proprio e non c'è niente oggi al mondo di così straordinario, non c'è niente. Portatemi un dispositivo di qualsiasi genere che in 12 minuti vi permette di un'applicazione clinica personalizzata sul paziente per migliorare l'anamnesi, non per fare diagnosi, perché la diagnosi la fa il medico. Uno strumento così utile per capire dove andare e io dico bene, sono felice di vederlo in 12 minuti. Questo che fa la differenza, perché voi siete lì davanti ai vostri pazienti che hanno bisogno di una risposta da voi. Non torni tra un mese, mi porti le analisi, e dopo un mese quell'analisi lì, se ha una malattia, è chiaro che ce l'ha, ma se non ha una malattia, tra un mese cosa vedi? Che l'analisi della glicemia c'ha 10 punti in meno, 10 punti in più? No? Quindi penso che naturalmente è importante tutto, ma uniamo i puntini, uniamo le forze, integriamo queste informazioni, perché è un'arma in più per aiutare le persone a vivere meglio. In questo contesto uno dei grandi medici che ha fatto veramente la storia della tecnologia S-Drive, perché chi abbiamo davanti è il papà dei report che voi poi dovete leggere e interpretare. Sei collegata? No. Il grande Marco Stanton, medico, medicina funzionale, presidente di varie società, associazioni, uno delle persone che ci ha permesso proprio di poter tradurre quei segnali che sono onde, frequenze e quindi
misurazione dello spettro di una sostanza o di una interferenza, quindi uno spettrometro, che ci permette di entrare e di capire quali sono i fattori che stanno danneggiando o che devono essere, sono utili alla funzionalità delle cellule. Questo fa S-Drive. È uno spettrometro di un biomarker straordinario che è il bulbo del capello. Hi, Marcus. The floor is yours. You can start. And you can... Togli me dallo schermo. Eh? Togli me dallo schermo. Quella di blu sono io. Ok, allora ciao a tutti e grazie per essere venuti quest'oggi, mi dispiace tantissimo non essere con voi. Sì, yeah, go ahead. Adesso condivide lo schermo. Può condividerlo? Nella vita. Vabbè, ma il mio cuore è forte, non lo dico. No. Un po' di senso. Yes, we can. Si era scollegato un attimo, ma adesso lo risentiamo. Yes, can you hear us? Okay. Yes, we can. You can go on. Sure? Yes. You need Ma loro lo sentono, voi lo sentite pensare? No, noi non lo sentiamo. Unfortunately, they cannot hear you in the room, so they will be just hearing my... can you hear me? Okay. Okay, so they will just listen to the interpretation of your speech. They cannot hear you. No, 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 va bene. Okay, we can see the screen. You can go. Vuole vedere, vuole capire. Che, ok, dove sono? Allora, benvenuti a tutti e grazie per essere venuti qui quest'oggi. Sì, ma lui vuole vedermi perché non capisce quando finisce. Ah, vuole vederti? Allora, facciamo. Ecco, bravo, sì, perfetto. Ok. Ha detto Giorgio che è più carino vedere me che non te. Allora, buongiorno. Questa mattina vi parlerò un po' della mia esperienza e anche di alcune applicazioni cliniche.
l'utilizzo, l'applicazione dell'S Drive in ambito universitario, ospedaliero e anche nella pratica clinica normale è davvero affascinante. Proprio questa settimana ho visitato moltissimi ospedali nei quali mi sono dedicato proprio alla formazione tecnica sull'utilizzo degli S-Drive nella pratica clinica. L'ultimo viaggio è stato quello in Qatar, nella capitale Doha. Dove si è deciso di implementare direttamente proprio l'utilizzo di S-Drive sia a scopo preventivo sia a scopo clinico. Addirittura hanno deciso di aprire una filiale dell'ospedale nel centro, diciamo, nel centro storico della città. Si consentirà ai pazienti, ai clienti di entrare in questa filiale dell'ospedale e di richiedere all'istante un test con l'S Drive. Così, gente qualunque, persone interessate al proprio stato di salute, genitori che vogliono capire come stiano i propri bambini, possono semplicemente entrare in questa nuova filiale e domandare allo staff medico: bene, che cosa devo fare per ottimizzare il mio stato di salute? È esattamente questo quello che bisogna fare, è così che si deve procedere nell'applicazione e nell'utilizzo di questi indicatori che ci forniscono delle informazioni di base che ci consentiranno poi di ottimizzare il nostro stato di salute. Ma l'utilizzo è anche, di S-Drive è anche rivolto ai pazienti clinici, ai pazienti ospedalieri, per poter utilizzare le informazioni per stabilire e decidere come intervenire. Ci tengo a sottolineare, dovete tenerlo presente, che l'S-Drive ci fornisce degli indicatori, non è utilizzato a scopo diagnostico, lo ripeto, ci dà soltanto degli indicatori. Prima di Doha ero stato a Da Nang in Vietnam, anche in quel caso mi sono occupato di un programma di formazione dello staff medico. È stata veramente un'esperienza affascinante perché prima di arrivare a Da Nang non avevo la minima idea di quello che mi sarei trovato di fronte e che cosa avrei vissuto. Mm-hmm.
È stata un'esperienza affascinante perché non solo alla riunione ha partecipato l'intera direzione sanitaria che ha cercato di capire in che modo integrare l'utilizzo di S-Drive nella pratica dell'ospedale, non solo questo. Non solo quindi l'S-Drive è stato inserito, è diventato parte integrante della pratica ospedaliera, ma l'ospedale ha una pratica abbastanza insolita, che è quella di gestire una clinica su ruote, su quattro ruote, un piccolo camion che è attrezzato e che si reca nelle regioni più rurali del paese per andare a trattare appunto la gente che non ha la possibilità di andare in città. E l'S-Drive è stato adottato e utilizzato anche su questa clinica su quattro ruote, su questa clinica mobile. Quindi mi ha lasciato veramente senza parole ascoltare queste cose e viverle, ed è stato anche molto affascinante vedere come questa adozione di questo sistema sta veramente facendo progredire il tipo di cure mediche che vengono erogate. Questa clinica diventerà un po' come un faro, un punto di riferimento per l'attività ospedaliera del paese. E l'obiettivo per questo ospedale è quello di proseguire con l'attività di formazione, andare a formare altri ospedali, altre università, altri dottori che potranno diffondere questa pratica in tutto il paese. Adesso così guardiamo un pochino al futuro. A ottobre si terrà una nuova conferenza, un nuovo seminario a Praga sul anti-aging, quindi le pratiche anti-invecchiamento. E in questa immagine che vedete sullo schermo ho voluto integrare alcuni aspetti dell'epigenetica. Così ci tenevo a condividere con voi alcuni esempi di attività e implementazioni in altri paesi del mondo. Allora, l'idea di fondo è domandarci dov'è, a che punto è la persona che mi trovo di fronte. Questa persona può benissimo essere un cliente, un paziente, una persona a noi chiara, quindi domandarsi dove si trova, a che punto è questa persona, e questo sia a scopo preventivo o sia a scopo di cura, andare sempre a guardare quello che è il background, le informazioni di fondo. Quello che ci permette di fare l'S-Drive è andare a guardare, esplorare la situazione della persona in maniera individuale. Adesso per dirla proprio in tre parole, per riassumere in tre parole quello che fa l'S-Drive. L'S-Drive è facile, è veloce e allarga, espande la prospettiva. So
è un esempio di quello che in una qualsiasi un qualsiasi setting clinico si può fare con l'ACE Drive, e quindi lo si può fare in ambito, diciamo, ospedaliero, in ambito di consulenza o addirittura in ambito sportivo. Adesso vi dirò una cosa che a mio giudizio potrà essere estremamente utile a chiunque o già possiede un ACE Drive o sta valutando la possibilità di procurarsene uno. Se avete una destinazione, volete andare da qualche parte, la prima cosa che dovete fare è salire in macchina, inserire la chiave, girare la chiave e iniziare a guidare. Ovviamente, parlando a un pubblico italiano, ho scelto un esempio molto locale da Maranello. Il punto che volevo trasmettere è che bisogna fare qualcosa, bisogna usarlo, questo ACE Drive. Man mano che useremo l'ACE Drive, man mano che guideremo questa Ferrari, capiremo, ne avremo esperienza, riusciremo a capire cosa poter fare con questo. Quindi non basta semplicemente averlo lì, guardarselo, immaginare di guidarlo l'ACE Drive, dobbiamo iniziare a guidarlo. Tante persone vogliono sapere tutto di una cosa, e in particolare dell'ACE Drive, prima di iniziare a usarlo vogliono sapere da dove è nato, da dove è partito, come è fatto, la filosofia dietro, gli aspetti tecnici. Va bene, va tutto bene, tutto utile, però non è necessario avere questo tipo di informazioni. Ovviamente io sono un uomo di scienza, quindi io adoro fare domande, pormi quesiti scientifici, indagare, eccetera. Ma il punto è che non è necessario, quello che è necessario fare è usarlo. Questo è l'esempio, l'ACE Drive è la vostra Ferrari, siete seduti all'interno della Ferrari, sentite il vento, sentite, provate l'esperienza di essere sulla Ferrari, sentite il suono della marmitta, ma il punto è guidatela questa Ferrari e man mano che la guidate voi stessi vi farete la vostra esperienza.
Prendiamo il caso di Bartolomeo. Bartolomeo ovviamente vi può trasmettere la sua esperienza che nasce dai casi clinici, ma perché può farlo? Perché ci ha messo le mani sopra, ha iniziato a lavorarlo, ha iniziato a guidarla questa Ferrari e questo lo mette in condizione tale da poter condividere con voi la sua esperienza. Allora, ovviamente do grande valore e sono felice che vi siano tante domande, che la gente abbia curiosità, abbia bisogno di sapere, di conoscere, di approfondire le S-Drive e assolutamente do valore a questa cosa. Però se vi compraste una Ferrari, nessuno di voi andrà a studiarsi nel dettaglio come funziona la batteria, il motore, la marmitta. Nessuno di voi lo farà prima ancora di girare la chiave e iniziare a guidare. Sono sicuro che iniziereste subito a guidarla. È un sistema che rappresenta l'avanguardia, è un sistema che rappresenta il futuro della medicina. Allora, c'è qualcuno, ci sono persone che vogliono applicare degli strumenti, attaccarci, aggiungere degli strumenti a questo sistema. E allora magari mi domandano, bene, ma dove in questo sistema posso utilizzare per esempio la sega, la motosega? So, just the nice thing is it flies, so you can get in and even get to the moon. Il punto è che, fidatevi, questo razzo vola, ci puoi salire e puoi arrivare alla luna. That our traditional analysis methods with laboratory, with different values, often only reflect on the situation in the blood. Allora, il punto qual è? Che tutti i nostri sistemi tradizionali di analisi, gli esami di laboratorio, i valori che raccogliamo, eccetera, ci raccontano soltanto quella che è la situazione di quel momento nel sangue. The system utilizes a sample of hair with follicle to represent all relevant compartments. Invece, il sistema S-Drive utilizza un campione di capello con il suo follicolo che ci permette di evidenziare tutti i vari sistemi importanti per lo stato di salute. Now, quindi il sistema parla del tessuto connettivo, del sistema dei vasi. It includes nerves, sebaceous glands, sweat glands. Parla dei nervi, delle ghiandole sebacee, delle ghiandole sudorifere. It contains muscular tissue, it contains skin. Tessuto muscolare, cute. Quindi quello che fa è espandere la nostra prospettiva. And especially because it's not only about a static value, but also because it looks at the dynamics.
La cosa interessante è che non soltanto va a guardare dei valori statici, ma dinamici. Ci dà delle informazioni dinamiche. In life, it is the same as in medicine. It is actually about the connections. Nella vita è esattamente come succede anche in ambito medico, cioè tutto in realtà ruota intorno ai collegamenti, le connessioni. And instead of asking or instead of looking at how a person deviates from the norm. Invece di andare a guardare, a domandarsi in che modo questa persona devia dalla norma, it is much smarter to ask individual questions to actually get to know the individual character. È molto più intelligente andare a fare delle domande individualizzate e vedere come quel preciso individuo risponde. So this is what the S-Drive does. It looks at individual factors. Ed è esattamente quello che fa l'S-Drive, ovvero va a guardare dei fattori individuali. And what value this factor has for the individual, not a comparison to the norm for this individual. E va a vedere in che modo questo fattore, che valore ha quel determinato fattore individuale per quella persona specifica, senza fare alcun confronto fra quel valore e la norma. So the S-Drive report looks at those epigenetical factors, those influence factors. Quindi il sistema, il report di S-Drive va a guardare quei fattori epigenetici. So instead of just taking a snapshot, it will look at the field information. Quindi non va a fare una fotografia, ma va a raccogliere le informazioni di un intero campo. The point is this system works on a quantistic level, on a very decisive and deeply in a deeply rooted way. Quindi è un sistema che lavora a livello quantistico in maniera decisiva e fortemente ancorato con delle radici profonde. Also a moment where we might commemorate our colleague Carlos Orozco, who sadly has passed away yesterday and transcended into a different field. E forse questo è il momento giusto per ricordare e commemorare il carissimo amico Carlo Orozco, che è andato a miglior vita ieri e che è passato a far parte di un altro campo. Gli sarebbero piaciute da morire queste fotografie, avrebbe sicuramente reagito in maniera positiva. One thing to understand is the dimension at which we look at things. Una cosa da capire è la dimensione degli oggetti che guardiamo. If we shine a light onto a baseball. Sorry for being American at that one. If we shine a light on the baseball, what happens? Allora, se proiettiamo della luce, chiedo scusa per l'esempio puramente americano, comunque se proiettiamo una luce su una pallina da baseball, cosa succede? It will cast a shadow in those parts where the light doesn't go through. Ovviamente proietterà un'ombra determinata dalle porzioni dell'oggetto che non vengono attraversate dalla luce. It will reflect the light on its surface. Poi rifletterà la luce sulla sua superficie. But it will not change its position. Ma non cambierà la sua posizione. It
any observation introduces energy. Ma se guardiamo un campo quantico, sappiamo che qualsiasi osservazione introduce un cambiamento. And because in the quantum field many states are not pure but actually fluctuating. Ok, ma siccome in un campo quantico molti stati non sono puri, ma sono fluttuanti. Behaving like a wave and behaving like matter at the same time. Comportarsi come un'onda o comportarsi come la materia allo stesso tempo. Having a specific charge or a specific spin. Con una carica specifica o con una rotazione specifica. Any observation and any introduction of energy into that system can change both position and state of the viewed object. Bene, qualsiasi osservazione e quindi qualsiasi interferenza con quel campo quantico possono andare a cambiare la posizione e lo stato dell'oggetto. So if we want to look at the roots of a plant and go forth and just rip it out of the soil, then obviously we've changed the system. Quindi, ad esempio, se di una pianta vogliamo andare a vedere l'apparato radicale e se decidiamo di strappare la pianta e tirarla fuori dal terreno, ovviamente abbiamo cambiato lo stato di quella pianta. Hold on one second. Soll ich umschalten auf die andere Kamera? Thank you. Excuse me, I had to answer a question here. The point is that we need to understand that our traditional views cannot be applied in the same way. Quello che stavo cercando di dire è che i nostri punti di vista tradizionali in questo caso non funzionano più, non valgono più. And implement those perspectives, those indicators. Ok, lasciamo perdere le immagini. Se io vi dico che è importante utilizzare, implementare questi indicatori, queste nuove prospettive. This is the point in which to cross the border in between thinking about something and actually using it for the benefit of the person. Quindi è un po' come chiedervi di saltare l'ostacolo e iniziare a smettere di pensare all'utilizzo, ma utilizzare veramente a vantaggio del paziente. The point which I'm trying to get at. The picture which I'm trying to give to you is it is important to expand the perspectives and to look at individual situations in more universal way. Quello che sto cercando di dirvi, il quadro che sto cercando di dipingere è che dobbiamo veramente cercare di espandere la nostra prospettiva e di iniziare a guardare alle situazioni individuali, avendo però un approccio più globale, più universale. So, this is what the person is
situated at, the actual state. Allora, questo è lo stato in cui si trova la persona, questo è il suo stato attuale. And instead of just looking at the blood and some factors to expand the entire picture. Invece di andare a guardare soltanto ad alcuni fattori che emergono da un'analisi dei dati del sangue, dobbiamo espandere la nostra prospettiva. So, as a medical doctor, I say all laboratory, all traditional diagnostics still stand. There's nothing changed. They still stand. They still all have their value. Perfect. It's important factors. Allora, come medico lo dico e sottolineo, i dati di laboratorio, gli esami, ma valgono, sono sempre validissimi, il loro valore rimane in assoluto. But you can implement, you can utilize the S-drive to expand this picture. Però possiamo utilizzare l'S-drive per allargare ed espandere la fotografia, l'immagine che abbiamo di un paziente. L'obiettivo è quella di allargarla, farla più grande questa immagine. And at the same time you also integrate the patient or the client emotionally, because they can read on themselves, they can understand and be informed about things they can do for themselves. Perché in più c'è da integrare tutta la componente emotiva del paziente, del cliente, come desideriamo chiamarlo, aiutare il cliente, il paziente a leggere il report, a comprenderlo, a capire e a iniziare a fare tutte quelle cose che lo aiuteranno a star meglio. In medical practice, and once you've driven that Ferrari for a while, you can interpret the overview within a matter of 30 seconds. To help in your decision process on the therapies. Nella pratica medica, quando ovvero avrete iniziato a guidarla questa Ferrari, in soli 30 secondi imparerete a leggerlo questo report e ad integrarlo nella pratica clinica. Of course, you can always go deeper, you can always go into the details, no questions asked, but alone, this alone is a dramatic help. Ovviamente potrete andare ad approfondire il report, però già soltanto questo piccolo grafico a torta, in 30 secondi, in realtà ci dice già dove dobbiamo intervenire. And at the same time, for the client or for the patient, they can always read up on the individual factors. Poi il cliente, se lo desidera, avrà modo e tempo di andare ad approfondire, andare a leggere più approfonditamente i vari indicatori. So, looking at all these individual factors, at the same time you also have a description of the system functionality, and this is main influences on the health situation. Poi avremo una descrizione della funzionalità dei diversi sistemi e di quello che influenza lo stato di salute, le specifiche influenze sullo stato di salute. And also to be able to look at individual factors for immune performance, for the gut, for cardiovascular system. All these can be supported if you want to specifically. Poi potremo andare a guardare altri fattori più nello specifico, potremo andare a guardare la performance immunitaria, la situazione gastrointestinale, i sistemi dell'apparato cardiocircolatorio. Tutto potrà essere osservato e studiato in maniera individualizzata. So, that way you can give specific elements for specific metabolic pathways, mitochondrial function, immune functions, etc.
potremo a questo punto andare a suggerire l'utilizzo di elementi specifici per diverse situazioni, il sistema immunitario, il sistema cardiocircolatorio, eccetera. Individual for this person. E tutto in maniera individualizzata su quel paziente. Whether it's minerals, whether it's vitamins, whether it's specific metabolic compounds like fatty acids. Okay. Che si tratti di minerali, di vitamine, di composti metabolici tipo gli acidi grassi. Whether this person needs a significant buffer through antioxidants, for example. Se questa persona ad esempio ha bisogno di cuscinetti tipo gli antiossidanti. Or is just missing elementary nutritional construction parts in order to repair. O andremo a vedere se questa persona ha delle carenze, se gli mancano dei mattoncini nutrizionali di base, di fondo, che dovremmo andare a integrare. Whether the person's functionality and health is blocked through certain toxins. Oppure andremo a vedere se delle determinate funzionalità, lo stato di salute di questa persona è stata bloccata a causa di carichi tossici. Alone this is super important because whatever you give, if you want to give something good into a bowl that is completely full, you will have a big problem getting anything in there at all. E questo già è importantissimo, superare questi carichi tossici, perché se vogliamo, magari vogliamo dare degli integratori, cose sanissime e buonissime, però se la palla che intendiamo riempire è già satura, è già piena, sarà impossibile infilarci dentro una qualsiasi cosa. Are there specific influence onto the immune performance, for example, certain parasites? Ci sono dei problemi legati alla performance immunitaria, ad esempio a causa della presenza di parassiti? Which prevent a re-regulation of the immune function. E questo, per esempio, andrebbe a bloccare la regolazione del sistema immunitario. And there's one specific one which is so important in modern times. E poi c'è un'altra un'altra indicazione che è molto importante soprattutto nell'epoca in cui viviamo oggi. Which is a susceptibility towards electromagnetic fields and low frequency. Ovvero la sezione che riguarda la suscettibilità ai campi elettromagnetici. You know, you think, you ask yourself why people around you are tired. Se vi domandate, ma perché la gente che mi circonda è così stanca? It's 'cause of this and 'cause of the food. Beh, la risposta è questo, cioè i campi elettromagnetici e anche il cibo che ingerisco. And at the same time there's also an indicator given on which foods actually decrease our energy, so you can leave those away for the next three months. Il report ci dà anche delle indicazioni su quali alimenti riducono la nostra livello di energia, e quindi si tratterà di alimenti che per qualche tempo il paziente dovrà cercare di evitare. So patients and clients can follow up on their progress by filling out the form every 30 days and they can see what's happening. Ai pazienti verrà suggerito di essere attivi, in prima persona andare a seguire quello che è la progressione, i progressi fatti, e ogni 30 giorni dovranno riempire quel foglio che vedevate prima in diapositiva proprio per vedere e controllare e seguire i propri progressi. And there's also the baby and child report that specifically supports those little ones coming into the world. E è stata sviluppata anche una sezione specifica per i bambini e i neonati, proprio con l'obiettivo di aiutare questi piccoli esseri fin dal loro ingresso nella vita. And supporting advisors in a specific food regimen.
E c'è anche una sezione con dei consigli a consulenti che si fanno promotori, per esempio, di alcune diete specifiche. Follow up with a test every 90 days in order to see what's changed and what is needed now. Il consiglio è anche quello di rieseguire il test ogni 90 giorni per innanzitutto verificare che cosa è cambiato rispetto alla prima volta e per capire quali nuovi cambiamenti è necessario adottare. This is how you can work in a much broader way. Questo vi ho dato un po' una panoramica, un po' di come potete lavorare con un orizzonte un po' più aperto. Però, lo ripeto, dovete salirci su questa macchina e dovete accendere il motore. So, thank you all so much for your attention. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marcus, thank you very much for support. I know that it's a difficult time for you and quindi ancora grazie di cuore per essere stato con noi nonostante insomma la situazione che hai a casa. Thank you for being with us despite the situation at home. Absolutely, no questions asked. Thank you for bearing with me. We will see each other at the latest on Sunday. Bene, grazie a voi per la pazienza, per avermi ascoltato e mi auguro di vedervi prossimo anno ottobre in Sardegna. Thank you. Grazie Raffaella, grazie di cuore. Thank you. Allora, thank you. Thank you. Yes, Raffaella number one. Bye Marcus. La squadra che vince non si cambia. Allora, grazie, Marcus ringrazia di nuovo tutto e seguitelo, stategli dietro a questo ragazzo, dice, parlando di Giorgio, perché ha tanto da raccontarvi, da dirvi. Sì, io, sì, sì. E iniziate a guidare. Ragazzino di 60 anni. He's a 60-year-old boy, little boy. 12 anni. Bye, Marcus, bye bye. Ciao, thank ciao, you. Ciao, bye bye. Ciao. Successo, vi auguro per il massimo. Grazie, successo. Grazie. Bye. Di tante, ciao. Bye. Bene, insomma, ce l'abbiamo fatta anche ascoltare Marcus. Marcus è quello che ha creato il report. Quindi, quando e ha una clinica veramente pazzesca sull'utilizzo, su come funziona, su come si utilizza, è medico e medicina funzionale, presidente dello stress ossidativo. Tuo collega Eugenio in Germania è presidente della società di stress, dello stress ossidativo, quindi anzi se vuoi ci metti in contatto e